sono degli eroi anche del nostro tempo, che non sono dei miti, ma comunque è vero che sono spettacoli, sono pezzi di spettacoli che io ho fatto a teatro e che adesso finiscono in televisione, quindi non sono nati esattamente per la televisione, e spesso sono appunto intorno a dei spicchi di storia o di tradizioni che sono riuscite a diventare totemici, quindi miti, leggende, grandi eroi. L'ultima, il Palamede, quello che va in onda sabato prossimo, quello effettivamente è stato già proprio pensato per la televisione. Gli altri invece sono cose che ho fatto nella mia carriera professionale, che sono contento di vedere. Due puntate sono totem, quello si sa, e portavamo in giro grandi della letteratura, della musica, eccetera. C'è un Moby Dick e lì, naturalmente. Ci sono pochi libri che sono totemici, leggendari, mitologici, come tutto intorno a una creatura, una grande creatura che dalla natura arriva come un mito lontanissimo, no? A scoordinare la vita degli umani, quindi non vi dico. Ma da sé Palamede, questo spettacolo dedicato a un eroe che nessuno conosce, che pure era famoso ai tempi come Achille, come Ulisse, come tutti questi qua, ma che è stato cancellato completamente dalla tradizione, era il rivale di Ulisse, fu condannato ingiustamente a morte per un zucchetto di Ulisse che era riuscito a renderlo colpevole di una cosa di cui probabilmente lui era innocente. Insomma, una figura molto molto interessante che abbiamo ricostruito a teatro. E poi vabbè, c'è il Novecento, che è il mio personaggio, sì, lui è un eroe a modo suo. No, alla fine penso che sia più complicato scrivere libri o fare film. È molto particolare, una grammatica molto particolare, se c'è una certa pressione, diciamo, comunque ce l'hai un pochino in tutti i mestieri che fai, però quelli là mi sembrano più complicati. Insomma.